La coltivazione degli ortaggi ci è stata resa possibile dal fatto che ci hanno costruito un acquedotto rurale, perché qui è una zona che purtroppo non ha acqua. Poi abbiamo cominciato a coltivare insalata, finocchi, ortaggi vari, e abbiamo poi sempre gran parte della superficie a seminativi. I seminativi ci servono soprattutto per fare la rotazione delle colture, per avere terreni che sono stati a riposo più anni da coltivare poi per le fragole, perché la fragola è una coltura molto esigente, quindi non possiamo coltivarla più anni nello stesso posto, ci dobbiamo sempre spostare, perché le piante sono esseri viventi e quindi vanno amate. L'azienda adotta le tecniche di agricoltura integrata e cerca, grazie a misure agronomiche di salvaguardia ambientale, di far sì che le malattie non arrivino in modo molto più attenuato sulle piante di fragole. La cosa che si può notare è che l'appezzamento non è completamente pulito, ma ci sono ogni tanto delle erbe, dei cespugli di fiori, sono lasciati appositamente per attirare i predatori, che saranno quelli che vanno a mangiarsi letteralmente afidi, acari e insetti patogeni per la fragola. Io non sono un'azienda biologica, ma penso comunque di essere un'azienda sostenibile, perché faccio quello che io conosco per aiutare l'ambiente, quindi uso prodotti biologici fin dove le mie coltivazioni me lo permettono. Faccio uso di bacillus, di alghe per aumentare la resistenza delle piante alla malattia. Adesso abbiamo cominciato a provare a seminare diversi tipi di miscuglie di erbe per la salvaguardia degli insetti utili, per tenere fuori dal meleto gli insetti dannosi. Non è una strada semplice, perché questi miscugli di erbe a volte falliscono per il semplice fatto che il miscuglio non rimane in equilibrio negli anni, quindi l'anno dopo un'erba prevale sulle altre e mi disfa un po' tutto il lavoro che io avevo creato.